Ciao amici di Pizza, Pane e Fantasia, come sempre bentornati o benvenuti sul mio canale. In uno dei miei video vi dicevo che nel mio canale nulla è impossibile, quindi ecco a voi una ricetta infallibile per realizzare un fantastico panettone con lievito di birra dalla consistenza e sapore identico ad un panettone originale. Da disciplinare non si può chiamare panettone, ma a noi cosa importa? L'importante è che sia buono e che ci soddisfi, no? Iniziamo facendo un preimpasto con acqua, farina e lievito che dovrà triplicare il suo volume a 26-28 gradi. Si può utilizzare tranquillamente il forno con la luce accesa. In questo caso non serve far formare il glutine. Dopodiché si procede con il secondo impasto che rispecchierà l'identica procedura del primo. A questo punto si procede con il terzo impasto. Questa volta bisogna ottenere una maglia glutinica ben formata. Se volete seguire più attentamente la procedura per come impastare il panettone, sul mio canale trovate diversi video dedicati. Questo terzo impasto dovrà quasi triplicare il suo volume iniziale e potrete gestire la lievitazione anche a temperature più basse, ovvero tra i 20 e i 24 gradi. Ed eccoci al quarto ed ultimo impasto. Anche in questo caso dovremo ottenere un'ottima maglia glutinica, il classico velo per intenderci.
Ora non ci resta che chiudere l'impasto e farlo puntare in un contenitore imburrato. Dovrà raggiungere 1,5 volte il suo volume iniziale, quindi meno del doppio. Poi si procederà alla formatura. Dopo 15-20 minuti, un'ulteriore perlatura leggera e si ripone l'impasto negli stampi per procedere all'ultima lievitazione. Anche questa a 26-28 gradi. L'impasto dovrà raggiungere circa 2-3 cm dal bordo del pirottino per poi procedere con la glassatura e via dritti in forno. In descrizione vi lascio alcuni consigli utili per come gestire la cottura e il post-cottura. Un panettone con lievito di birra, davvero buonissimo. Mi raccomando, provatelo e fatemi sapere perché rimarrete davvero sorpresi da questa splendida ricetta. A questo punto ti chiedo un graditissimo like e iscriviti al mio canale. Ciao e al prossimo video!